Bentrovati gentili telespettatori al consueto appuntamento con l'informazione di Media News. Come ogni domenica riprendiamo le notizie principali della settimana appena trascorsa. Dunque, cominciamo con lunedì 15 febbraio. Al via in Sicilia la campagna di vaccinazioni con AstraZeneca. I primi a essere vaccinati saranno gli operatori scolastici ed universitari, le forze armate di polizia, il personale dei servizi essenziali. Parte oggi in Sicilia la nuova fase della campagna di vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca, che interesserà il mondo della scuola e delle università, le forze armate di polizia e il personale dei servizi essenziali. Il terzo vaccino è autorizzato al momento solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni, circostanza che ha portato il governo centrale ad anticipare alcune categorie vaccinali. In Sicilia le prime dosi verranno inoculate a Palermo, Catania, Messina, Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa, per proseguire a partire da mercoledì nelle rimanenti province. Oltre al personale sanitario amministrativo del sistema sanitario regionale, saranno coinvolti i medici e la polizia, che effettueranno le inoculazioni anche presso le proprie strutture. Desidero ringraziare le prefetture dell'isola e l'ufficio scolastico regionale, afferma il presidente Nello Musumeci, perché in questi giorni stanno collaborando attivamente per definire gli elenchi degli aventi diritto alla vaccinazione. Si corre sempre contro il tempo, ma non possiamo fare a meno di chiedere a tutti i cittadini di aderire alla campagna vaccinale con lo stesso entusiasmo che ha coinvolto oltre il 90% di medici e infermieri. Secondo il Presidente della Regione, le parole con cui il Presidente Draghi ha posto i vaccini in cima alle priorità nazionali vanno nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di più vaccini e sono certo che si stia facendo di tutto per aumentarne la produzione e le consegne. Ne abbiamo bisogno, evidenziato Musumeci, perché ci sono soggetti fragili come i disabili gravissimi che devono essere protetti prima possibile. In questo caso invito la ministra Stefani, cui rivolgo gli auguri di buon lavoro per l'importanza della missione che le è affidata, il ministro Speranza, a valutare un piano vaccinale diretto alle persone con disabilità. Nessun ministro siciliano al governo Draghi, ai malumori del Movimento 5 Stelle. Ne parliamo con il deputato regionale Giampiero Trizzino. Il gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle ha messo in evidenza il suo disappunto per il fatto che nel futuro governo Draghi non è presente neanche un ministro siciliano. Noi ci auguriamo che nella lista dei sottosegretari si possa rimediare a questa mancanza, per cui siamo fiduciosi che nelle trattative che ci saranno con gli altri partiti si possa appunto trovare spazio anche per la rappresentanza siciliana, che in questo momento è praticamente assente. A proposito di ministri e a proposito di coalizioni, si è creata una frattura all'interno del movimento. Di Battista è uscito fuori. Il gruppo al Parlamento siciliano come si comporta e come vede questo atteggiamento? Ma il gruppo siciliano ha manifestato il suo disappunto per i nomi che comunque era inevitabile che ci fossero nel momento in cui si fa un'alleanza così di ampio respiro. Dall'altro, come sottolineavate voi, ha diciamo, lanciato l'allarme del fatto che manca una totale rappresentanza della regione siciliana, che in un rapporto di dialettica politica è fondamentale. Per cui, come le dicevo prima, noi ci auguriamo che i rappresentanti come quelli che ci sono stati in passato in regione siciliana possano essere riconfermati nei dicasteri più importanti. Noi abbiamo manifestato questo disappunto con un comunicato stampa che è uscito pochi minuti dopo diciamo, la discussione del presidente incaricato Draghi. Ci riserviamo chiaramente di ragionare successivamente qualora non ci fossero i nomi nei sottosegretari, però chiaramente siamo fiduciosi e speranzosi nella possibilità che questo non avvenga, diciamo. E riguardo alla posizione di Battista, lei non mi vuole rispondere. No, su Di Battista in realtà Alessandro ha preso le distanze, ma non se n'è andato dal Movimento 5 Stelle, questo va detto. Lui ha chiarito in quel messaggio che da oggi risponderà a titolo personale. Questo però non vuol dire che è andato via dal Movimento 5 Stelle, anzi io mi auguro che possa, diciamo, tornare successivamente e riprendere le fila di quello che ha portato avanti fino ad oggi. Martedì 16 febbraio, allarme varianti per il coronavirus. Gli esperti dicono rafforzare le misure. Al civico di Palermo positivo un infermiere già vaccinato. Oltre 3 milioni di vaccinati in Italia, ma cresce l'allarme per le varianti del coronavirus. Dall'Istituto Superiore di Sanità al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fino al Comitato Tecnico Scientifico, l'appello è lo stesso: bisogna rafforzare le misure. Alcuni esperti chiedono perfino un nuovo lockdown.
Visto l'incremento della circolazione delle varianti, con numeri alquanto preoccupanti, l'invito generale è comunque quello di evitare ulteriori riaperture. Sul fronte contagi, mini cluster registrato all'ospedale civico di Palermo, dove un infermiere e 4 pazienti ricoverati in medicina d'urgenza sono risultati positivi al coronavirus. L'operatore sanitario, che è risultato asintomatico, aveva già ricevuto la seconda dose del vaccino a fine gennaio e la positività è stata riscontrata grazie alla sorveglianza sanitaria che l'azienda continua a fare. Tutto il personale, infatti, pur essendo già stato sottoposto alla vaccinazione, viene periodicamente sottoposto a tampone. Non possiamo sapere, spiegano dall'ospedale, se è l'infermiera ad aver contagiato i pazienti o viceversa. La persona vaccinata ha gli anticorpi, ma nulla vieta che possa entrare a contatto con il virus ed essere contagiato da un positivo. Il virus si replicherà nelle sue vie aeree, ma non riuscirà a sviluppare la malattia perché il sistema immunitario, grazie al vaccino, è preparato. Ecco perché un vaccinato che abbassa la guardia è un pericolo, aggiungono dalla struttura sanitaria. Al momento anche 4 pazienti risultati positivi stanno bene e sembrano non aver sviluppato i classici sintomi riconducibili al Covid-19. Il cluster è stato prontamente arginato, assicurano. I tamponi eseguiti sugli altri pazienti e sul personale sono risultati tutti negativi. Seguiamo con attenzione l'evoluzione delle cose, concludono dalla direzione aziendale. Nel reparto al momento non sono accettati nuovi ricoveri a scopo precauzionale. La violenza ha prevalso sull'amore, queste le parole di Don Sergio Mattaliano durante i funerali di Piera Napoli, la donna uccisa a coltellate dal marito il 7 febbraio scorso a Palermo. Si è svolta stamane nella chiesa di San Curato d'Ars a Falsomiele a Palermo il funerale di Piera Napoli, la donna uccisa a coltellate dal marito Salvatore Baione il 7 febbraio scorso. La funzione religiosa è stata celebrata da Don Sergio Mattaliano, il sacerdote vicino alla famiglia della donna uccisa, ha messo in evidenza le doti di Piera Napoli, mamma e moglie esemplare e persona corretta. Don Mattaliano non ha tralasciato di evidenziare come in questa tragedia la violenza abbia avuto il sopravvento sull'amore. Commovente l'uscita della salma, accolta da numerose persone nel rispetto delle norme anti-Covid. Ho cercato così di conoscere la vita di questa ragazza, certamente moglie e mamma di 3 splendidi bambini, di cui 2 gemelli, ma ho cercato anche di conoscere chi fosse questa ragazza, proprio non perché, ecco, dovessi parlare a voi dicendo cose diverse dalla realtà o esagerando, ma cercando di comprendere e di capire chi fosse. E ho scoperto che era realmente una ragazza splendida, una persona meravigliosa, amante della vita e soprattutto una persona corretta. Così l'hanno conosciuta gli amici e anche le persone che con lei vivevano questa esperienza meravigliosa del campo. E siamo qui nel ricordarla, ma anche nel dire al Signore: Signore, accoglila tu tra le tue braccia. A papà e mamma, dove il dolore più grande certamente stanno vivendo in questo momento, in maniera silenziosa, discreta, ho visto una madre e un padre fortemente privati del dono più grande che Dio può dare, i figli. E in questa maniera, in questo modo, dove la violenza ha preso il sopravvento sull'amore. La natura ci dice che sono i figli che accompagnano i genitori verso l'altra vita, ma poi è successo diversamente. È successo diversamente proprio perché parliamo di contro natura, ma certamente il Signore deve concedervi questa pace. Nessuno vi potrà mai restituire piena, nessuno. Il vostro cuore è lacerato per sempre,
Il vostro cuore è diviso dal dolore e dall'oppiacco che nessuno potrà mai ricolmare, ma certamente lo Spirito Santo potrà lenire le vostre sofferenze. Mercoledì 17 febbraio la zona gialla è un patrimonio di tutti e dobbiamo salvaguardarla. In Sicilia al momento non ci sono presupposti per istituire zone rosse, a dirlo il presidente della regione Nello Musumeci. È chiaro che il contagio è altalenante e noi abbiamo il dovere di seguire il tasso di contagio e al tempo stesso il numero delle perdite. Non siamo in una zona di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse, perché la zona gialla diventa e deve diventare un patrimonio di tutti e tutti abbiamo il dovere di salvaguardarlo, questo patrimonio. Come sapete, in alcune zone del nord è stata necessaria la istituzione della zona rossa. In Sicilia in questo momento non si presentano aree con un tasso di crescita particolarmente allarmante, tale da giustificare un provvedimento del genere. Continuiamo a sperare che il senso di responsabilità collettiva debba prevalere su tutto. Se riusciamo a mantenere il tasso ai livelli dei giorni scorsi, siamo arrivati a circa 350 contagi, noi potremmo continuare con la zona gialla e magari col governo nazionale confrontarci su eventuali altre aperture. A me amareggia tantissimo che il mondo della cultura e dello spettacolo rimanga ancora estraneo e precluso a ogni tipo di attività. Però abbiamo il dovere di conoscere quali sono gli orientamenti del nuovo governo e quindi nei prossimi giorni avremo una conferenza Stato-Regione proprio per capire, al di là delle buone volontà del Ministro Speranza, la cui riconferma costituisce naturalmente una buona opportunità per noi Presidenti di Regione, perché in un certo senso si spera in una continuità del metodo e della strategia, però il governo non ha ancora rivelato quali sono le linee lungo le quali intende muoversi. 18.000 forestali in attesa di stabilizzazione è una riforma del settore già più volte annunciata. È Tonino Russo, segretario regionale della FIAL CGL Sicilia, a incalzare il governo regionale e il nuovo assessore all'agricoltura, Toni Scilla. Noi chiediamo al governo Musumeci che da 3 anni, da quando si è insediato, che annuncia la riforma del settore forestale, chiediamo che questa riforma venga presentata, perché serve alla Sicilia, serve a organizzare meglio la tutela del patrimonio ambientale della nostra regione, serve a organizzare meglio il lavoro e a tutelare i lavoratori che ci sono. Noi da anni chiediamo che i lavoratori siano maggiormente stabilizzati e chiediamo pure, abbiamo presentato una nostra proposta di riforma, che si dia spazio ai giovani, perché abbiamo ormai lavoratori che sono ultra 55 anni, ultra 60 anni e c'è bisogno soprattutto nel settore dell'antincendio di avere forze fresche che vanno a spegnere gli incendi. Purtroppo la Sicilia è una terra a rischio incendi e l'abbiamo visto l'anno scorso, che tanto patrimonio forestale e non forestale della nostra regione purtroppo è andato in fumo. Quest'anno noi siamo molto preoccupati, perché abbiamo avuto nell'ultimo incontro fatto il 4 febbraio con l'assessore all'agricoltura, che ci ha annunciato che a poco presenterà la riforma, speriamo che questa volta sia vero, abbiamo saputo che molte risorse non saranno più appostate nel bilancio della regione siciliana, ma bensì saranno prese dai fondi europei. Noi auspichiamo che questo attingimento di risorse dai fondi europei sia veloce
veloce, perché se dobbiamo aspettare la programmazione, la riprogrammazione dei fondi, la realizzazione dei progetti, noi rischiamo che arriveremo in ritardo, come spesso è accaduto, nella realizzazione, come diceva, dei viali parafuoco che servono a fermare il fuoco, quindi a tutelare non solo il patrimonio forestale, ma anche tante aree rurali e tanti terreni che purtroppo in estate si incendiano. Quanti lavoratori sono coinvolti in questa vertenza? In questa vertenza sono coinvolti circa 18.000 lavoratori forestali, e di questi solo 1.400 sono a tempo indeterminato, tutti gli altri sono lavoratori a tempo determinato che da anni aspettano di essere stabilizzati e fanno un lavoro importante nella nostra regione, perché a differenza del nord la Sicilia ha bisogno di questa manodopera, perché la nostra regione è una regione a rischio di desertificazione, a rischio incendi, è una regione che, dove ci sono frane, smottamenti, c'è un problema di dissesto idrogeologico e il lavoro dell'uomo è fondamentale. Ritorniamo in studio e dunque passiamo a giovedì 18 febbraio, maxi sequestro di oltre 150 milioni di euro ad imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentare a Palermo e provincia, ritenuto colluso con la mafia. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli alla società che gestisce 13 supermarket. Le rivelazioni dei pentiti diede disponibilità ad ospitare Provenzano. Sequestro patrimoniale nei confronti di Carmelo Lucchese, noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare, per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Oggetto del sequestro è la società Gamac Group SRL, con sede legale a Milano, che gestisce 13 supermercati tra Palermo e provincia e che verrà affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Palermo per garantire la continuità aziendale a tutela della lavoratori, dei fornitori e della stessa utenza. Le indagini hanno evidenziato come Lucchese fosse colluso alla criminalità organizzata che gli avrebbe permesso di operare sotto la sua ala protettiva. Fondamentali le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia che hanno consentito di evidenziare strutturati contatti con la famiglia mafiosa di Bagheria e di far emergere i vantaggi imprenditoriali di cui ha potuto beneficiare nel tempo. Grazie a questa vicinanza con Cosa Nostra, Lucchese avrebbe così potuto espandersi economicamente nel commercio, scoraggiando anche con atti di danneggiamento la concorrenza ed evitando di pagare il pizzo nella zona di Bagheria. In una logica di reciproco vantaggio, Lucchese avrebbe pagato con ingenti somme gli esponenti mafiosi, assumendo anche loro familiari nei propri punti vendita. Sempre secondo le indagini, Lucchese avrebbe dato disponibilità a dare rifugio a Bernardo Provenzano nell'ultimo periodo di latitanza. La vicinanza a Cosa Nostra ha così nel tempo incrementato il volume d'affari della sua impresa, arrivando a fatturare oltre 80 milioni di euro nel 2019. Il Tribunale ha così disposto il sequestro e l'intera attività imprenditoriale di tutto il patrimonio nella sua disponibilità. Oltre al sequestro dell'intero compendio aziendale e delle quote sociali, sono state affidati ad un amministratore giudiziario 7 immobili, di cui una villa in zona Pagliarelli a Palermo, 61 rapporti bancari e 5 polizze assicurative, 16 autovetture, tra cui 2 Porsche Macan. L'assessore regionale all'istruzione, La Galla, ha visitato il liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria. L'obiettivo è valutare il grado di organizzazione interna dopo la ripresa delle lezioni in presenza al 50% nelle scuole superiori della Sicilia. Giorgio ha posto in linea generale attenzione e interesse sul tema scuole, sia in prima della pandemia, sia a maggior ragione durante e dopo la pandemia. I temi dell'edilizia scolastica, della sicurezza sanitaria, della regolarità di funzionamento, del finanziamento alle scuole sono state e restano al centro di un'azione di governo che oggettivamente ha implementato e incrementato queste azioni, sono i dati a dirlo. Esiste un problema di pianificazione degli interventi durante il Covid e post-Covid, e lo abbiamo fatto insieme ai comuni, agli attori di sistema della scuola, alle prefetture, e credo che il rientro a scuola tanto temuto poi alla fine stia funzionando secondo quelle che erano le previsioni delle linee guida e del lavoro che collegialmente abbiamo fatto. Continueremo a seguirlo, questo è il senso di questa visita, mantenendo un rapporto proficuo e di leale collaborazione con le istituzioni territoriali e ovviamente insieme al mondo della scuola.
Una visita istituzionale che dà il segno però ecco, dell'interesse che c'è anche da parte dell'assessorato regionale appunto alla pubblica istruzione nei confronti della nostra scuola, ma un po' insomma di tutte le scuole diciamo, ecco, siciliane, scuole che hanno attraversato in questo ultimo anno grandi difficoltà insomma, legate alle nuove organizzazioni ecco, dal punto di vista didattico, quindi con l'attivazione insomma, di questa didattica a distanza e scuole che vivono quotidianamente anche il problema legato insomma, alla difficoltà a volte ecco, di reperire locali adeguati soprattutto ora insomma, a garantire il distanziamento sociale insomma, tra gli studenti, tra i nostri alunni. I ragazzi li abbiamo tenuti sì a distanza, ma eravamo vicini anche a distanza. Loro lo sanno, la mattina quando ci collegavamo, sempre noi docenti comunque parlavamo all'inizio anche della situazione, cercando sempre di vedere il lato positivo della situazione, ma in presenza è tutt'altra cosa. Effettivamente, anche se abbiamo le limitazioni delle mascherine, però vedere proprio visivamente i ragazzi e loro noi è un altro mondo. Rispetto alla didattica a distanza c'è un miglioramento, seppur comunque non è la normalità che conoscevamo, però dico, sicuramente rispetto a prima ci troviamo meglio, anche perché è una situazione migliore, cioè anche lo stesso contatto con i compagni, seppur limitato, è già una realtà più normale, ecco. La mascherina, il distanziamento sono cose a cui ci si abitua, invece lo stare a casa, comunque il distanziamento effettivo, proprio il non stare insieme a qualcuno, è qualcosa a cui ci si abitua molto difficilmente anche in un anno. Venerdì 19 febbraio, svolta nelle indagini per la morte di Anna Polizzi, deceduta nel 2017 presso la comunità per anziani Casa Serena di San Cataldo, arrestato l'amministratore unico e sequestrata la casa di riposo. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP che dispone gli arresti domiciliari e l'interdittiva dall'esercizio di attività professionale nei confronti di Giuseppe Calì, 46enne di San Cataldo. Destinatari delle misure interdittive e dello stesso divieto anche quattro operatori della comunità alloggio per anziani. Il provvedimento è partito da un'indagine condotta dal personale del nucleo investigativo coordinato dalla Procura Nissena a seguito della morte di un 87enne di Santa Caterina Villarmosa. Un decesso apparso da subito anomalo. Alla donna immobilizzata a letto le venivano somministrati dei medicinali in dosi maggiori per farla stare tranquilla. Dal successivo esame autoptico e tossicologico è emersa una somministrazione del farmaco a base di promazina, psicofarmaco neurolettico che si prescrive ai pazienti con problemi schizofrenici e molto agitati, somministrato poche ore prima del decesso per aritmia maligna. Nel corso delle indagini sono stati raccolti elementi sulla responsabilità dell'amministratore in concorso con un'altra persona al momento ignota per aver omesso di aver assunto un infermiere professionale per l'applicazione delle terapie farmacologiche ai clienti della struttura. Accertati altri comportamenti gravi ai danni di ricoverati, numerose irregolarità sulla gestione della struttura, sull'assistenza agli anziani, sulla somministrazione delle terapie farmacologiche e sul trattamento umano. Biagio Conte in penitenza in preghiera sotto la cattedrale di Palermo. Non dimenticate i poveri, dice l'incipit del missionario laico che trascorrerà in digiuno e all'addiaccio il periodo quaresimale. Ancora un forte gesto dal potente valore simbolico di Biagio Conte, che ha deciso di trascorrere la quaresima all'addiaccio sotto i portici della cattedrale di Palermo. Il missionario laico non è nuovo a queste dimostrazioni. Al centro della sua penitenza quaresimale un richiamo all'umanità affinché in un momento drammatico per il mondo non vengano dimenticati i poveri, gli ultimi, coloro che non hanno voce. Un digiuno dedicato anche alle nuove generazioni che incita a usare la tecnologia come uno strumento costruttivo e propositivo senza perdersi nel tunnel a volte oscuro e incerto del web. Stiamo attraversando un altro momento difficile, ma la storia ci insegna, ecco, che ci sono stati momenti difficili. Allora veramente non veniamo meno a questa speranza, questa fiducia, ecco, che il buon Dio sicuramente porterà il buon tempo, rischiarirà queste tenebre con la luce di Dio. Ecco, sicuramente ci inviterà tutti a migliorare questa umanità, lo sento nel cuore, difatti sono qui, soprattutto ho citato dei punti delicati, ecco, che possiamo veramente, anche questa penitenza che sto vivendo, questo digiuno, ecco, di solito lo vivo nelle grotte o in cammino da pellegrino, ma
stavolta è qui la città, sento che la città chiedono tutti un conforto, sono preoccupati, tanti hanno pensieri brutti anche nella mente, allora ecco che ho detto devo pregare ancora con più forza, devo far penitenza, ecco perché affinché venga come nella storia ci insegna questo virus, tanti preoccupati, panico, ma quando abbiamo invocato il buon Dio e grazie alla figura di Santa Rosalia, nostra padrona, ecco lei ci ha ricambiato, ecco, debellando la peste, allora la peste, e allora anche noi oggi dobbiamo rafforzare il nostro cuore, il nostro spirito, e nella preghiera e nelle opere buone cacceremo via questo virus, sicuramente sconfiggeremo questo virus. E poi ho dato anche nuovamente l'attenzione, non dimentichiamo i più deboli, ecco i senza tetto, i poveri, ecco non possiamo prendere la scusante ora del virus e non aiutare il nostro prossimo, non respingiamo i migranti, non chiudiamo la porta, diamo un mondo più giusto ai giovani, ecco perché se vogliamo da loro una risposta che migliorino questa società dobbiamo stargli vicino e non cose solo materialistiche, esteriore. Come ci dico anche i giovani, state attenti, io non sono contro la tecnologia, se usata bene fa bene, ma se usata male torna male. E allora ecco che sono vicino, per questo la penitenza delicata in questo luogo della casa di Dio che si proietta nella città, questo è importante, ma ognuno deve fare la sua parte. Sabato 20 febbraio, nuova udienza nell'aula bunker di Catania. Il leader della Lega, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona, ha commentato soddisfatto le deposizioni del ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, e di quello degli esteri, Luigi Di Maio. Accanto a lui il suo avvocato, il parlamentare Giulia Bongiorno. Rappresenta un altro importante passaggio per la dimostrazione di quello che si è sempre detto, cioè c'era una politica, una linea di governo condivisa che prevedeva che prima venissero redistribuiti i migranti e poi si potesse procedere allo sbarco. La difesa, come sapete, aveva chiesto di sentire il ministro Lamorgese. Credo che questa testimonianza sia stata veramente decisiva perché addirittura è emerso che nel Conte 2 c'era una assoluta continuità di linea di azione. Il ministro Lamorgese ha fatto presente che trattandosi di navi che hanno come destinazione quella di recuperare i migranti, spesso stanno giorni e giorni prima di arrivare in questi posti dove vengono bloccati, ha detto è evidente che si tratta di navi che effettivamente possono tenere a bordo i migranti per vari giorni proprio perché sono destinate a recuperare i migranti. Abbiamo fatto quello che la legge ci permetteva e gli italiani ci chiedevano. Abbiamo salvato vite, visto che durante questi presunti sequestri nessuno si è fatto male, e abbiamo svegliato l'Europa. Se adesso c'è più possibilità di redistribuire, anche il Premier Draghi l'ha detto nel suo primo intervento in aula, una politica europea dei rimpatri che arriva grazie alla nostra azione, che ripeto, ha ridotto gli sbarchi, ha contrastato i trafficanti, gli scafisti, le mafie, ha salvato le vite, ha ridotto il numero di morti e dispersi in mare e ha finalmente risvegliato l'Europa, perché l'Italia era considerata il campo profughi d'Europa. Quindi penso che la linea Draghi sia in perfetta sintonia con la nostra esigenza di accogliere chi merita accoglienza, ma di considerare le frontiere italiane come frontiere europee. Fino a che io non fossi arrivato al governo non era così. Se questo comporta il fatto che io dovrò tornare ancora qualche volta sia a Catania che a Palermo, per me è motivo di gioia, perché mi trovo molto bene sia a Catania che a Palermo. E poi, visto che c'è un nuovo governo in carica di cui la Lega è orgogliosamente, lealmente protagonista, anche viste le defezioni che arrivano da altre parti, noi siamo assolutamente, convintamente forza propulsiva di questo nuovo governo che attuerà politiche europee serie e rigorose sul tema immigrazione. Secondo lei le audizioni di oggi di Lamorgese e Di Maio in qualche modo sono state condizionate dal fatto che siete nuovamente al governo tutti assieme? No, spero di no, perché poi a rischiare 15 anni di galera sono io.
Guardia di Finanza di Palermo percepivano reddito di cittadinanza ma sono stati condannati per mafia. Denunciati 145 soggetti, dal 2019 ad oggi erogate somme non dovute per circa 1.200.000 euro. 145 persone con precedenti condanne per mafia percepivano il reddito di cittadinanza non avendone diritto, scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nell'ambito di un'indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica. Sono accusati di false dichiarazioni e truffa aggravata ai fini dell'ottenimento del sussidio. Le ricerche hanno riguardato circa 1.400 soggetti, tra cui sono stati selezionati coloro che a partire dal 2009 hanno subito condanne definitive per il reato di associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso e per reati che impediscono di fruire del beneficio economico. Le persone scoperte attraverso i loro familiari avrebbero chiesto e ottenuto dall'INPS il reddito di cittadinanza, occultando di fatto le condanne ostative. La Guardia di Finanza ha quantificato in circa 1.200.000 euro le somme percepite a partire dal 2019 dai nuclei familiari in questione. È seguito anche un sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 26 soggetti condannati per associazione di tipo mafioso o reati aggravati dal metodo mafioso per un ammontare complessivo di oltre 70.000 euro. Tra i soggetti colpiti dal provvedimento figurano appartenenti alle famiglie mafiosi della Calza, di Resuttana, di Passo di Arrigano, Partinico e Carini, oltre che affiliati ai clan degli Inzerillo e dello Piccolo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, come sempre vi auguriamo un buon fine settimana.